È una Roma convalescente, quella che ha battuto il Palermo 3-0. Il risultato potrebbe far pensare a una partita agevole, ma così non è stata perché dopo un primo tempo comunque giocato in maniera dignitosa, con secondo me un buonissimo Grenier che ha messo in mostra le sue qualità tecniche, ma quelle le conoscevamo. E nel secondo tempo la Roma si è un po' spenta fino all'innesto di Dzeko. E poi teniamo presente che secondo me il Palermo è veramente poca cosa, una squadra veramente modestissima e comunque è una squadra invece in salute, che corre molto e per cui ci ha messo un po' in difficoltà, anche se poi sono state forse un paio le occasioni veramente pericolose. In una di queste che mi viene in mente il solito velenoso Diamanti che ha fatto quel tiro all'angolino, è stato bravissimo Szczęsny. Sul gol loro, io rivedendo varie volte il replay, mi sembra che il tocco ci sia stato, per cui è fuori gioco, anche se poi ho letto su vari siti che il tocco secondo loro non c'è stato. Però queste poi sono polemicucce da bar che lascio a voi, come lascio a voi le polemicucce da bar su Totti che non sarebbe entrato per polemica con Spalletti, o che Perotti non sarebbe stato convocato sempre perché ha rotto con il tecnico. Su queste cose proprio non mi interessa nemmeno mettermi a discutere. Quello che mi interessa è che la Roma è comunque tornata al successo, che si rimette alle spalle il Napoli e più che altro sono proiettato a giovedì, dove oggi ho preso il biglietto. Quella sarà veramente una partita su cui poi si potrà decidere tutto il futuro, tutta la stagione, perché se si riesce a fare questa famosa rimontata di cui si parla, ormai se si parla così perché si usano sti termini spagnoleggianti, se si riesce a fare questo capolavoro, allora secondo me poi ricominciamo ad avere quell'entusiasmo e quell'energia mentale che poi si trasferisce anche sul corpo e quindi secondo me torneremo anche a correre. Ma ha fatto piacere che comunque gente che solitamente sta in panchina abbia giocato anche una buona partita, come Shaarawy, come tutto sommato anche lo stesso Mario Rui, come Grenier, e per cui eventualmente Spalletti si sarà reso conto che magari si può fidare anche di qualche panchinaro per poter far respirare i titolari ogni tanto. Adesso abbiamo anche partite abbastanza abbordabili come Sassuolo-Empoli. Speriamo di fare il bottino pieno ed eventualmente anche di fare un po' di turnover, perché poi ci sarà anche l'altra remontata da fare contro la Lazio. Scrivetemi sotto il vostro parere, che partita avete visto, chi secondo voi è stato il migliore in campo e niente, forza Roma. Delle Si è appena parole. conclusa la partita Palermo-Roma, una vittoria straripante da parte della Roma Incredibile. 3-0, un Inaspettata, gioco devo dire. stellare, insomma, partita sofferta. Abbiamo fatto Ride! riposare tanti giocatori. Sì. Grande partita, grande. Migliore in campo. Migliore in campo Totti. Ah no, Totti non giocavano. Non c'era bisogno Morganella! Non c'è. di scomodare il grande capitano. D'altronde c'ha pure un po' di mal di schiena, C'ha dicono, mal quindi di insomma. schiena. Attenzione, adesso dirà una frase gravissima. Totti non può più giocare a calcio, perché Purtroppo spiegaci Totti il non può motivo. più giocare a pallone, che oramai non ha più nelle gambe la partita. Ma non è possibile, magari ricominciare a fargli fare minutaggio per. Ma a 40 anni il minutaggio, purtroppo, se glielo facevi fare da inizio campionato, forse ancora te poteva giocare quarto d'ora e 20 minuti, quelli che te poteva, diciamo, rendere. Sono frasi Ma gravi così di cui tutti sono assumi tutte le responsabilità, responsabilità. ovviamente.